Un bicchiere d'acqua indigesto per il Pineto, l'Atletico Terme Fiuggi al Mariani Pavone termina 2-2 tra spettacolo ed emozioni, con i biancazzurri che passano per primi in vantaggio, vengono sorpassati grazie a due calci di rigore e riacciuffano il pareggio nel finale con una grande reazione. Conferma il 3-5-2 a Maolo, costretto però a ridisegnare la linea difensiva per via delle assenze di Pepe e Bosco, adatta della quercia a sinistra e inserisce come quinto di centrocampo Cascione dal primo minuto. 4-3-3 per Romondini, che schiera l'ex Mejri tra i pali, adatta Prosperini a centrocampo e si affida al tridente con Manari, Flores e Sow. Gara che si mette subito in discesa per i biancazzurri di casa, che sbloccano il risultato al quinto minuto. Sponda di Minella per Pezzotti, la gran bordata da fuori di collo pieno è un capolavoro che spiazza Mejri e si insacca sotto l'incrocio per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Si riorganizza il Fiuggi dopo il gol subito a freddo. Al 12esimo Manari va col mancino spedendo fuori il bersaglio, mentre al quarto d'ora Flores da posizione defilata fa esplodere il destro, ma la conclusione termina alta. Quando si affaccia in avanti il Pineto è pericoloso. Al 36esimo occasionissima per Mininkleri, che riceve palla dalla sinistra e carica la girata di prima intenzione, chiamando Mejri alla gran risposta in tuffo che strappa applausi. Ma proprio quando il Pineto sta per andare a riposo in vantaggio si concretizza il pareggio laziale. Al 45esimo Manari elude Mesisca ed entra in area, dove viene messo giù da Paoli, fallosamente secondo il direttore di gara Dorillo di Torino, che assegna la massima punizione in favore dei laziali. So dal dischetto calcio in maniera angolata, Mercorelli intuisce ma non ci arriva per l'1-1 con cui si chiude il primo tempo. Tutto da rifare nella ripresa, che si apre con la prima sostituzione per Amaolo, che sostituisce Cascione già ammonito con Rea. Rientrano meglio però gli ospiti in campo e dopo due giri di lancette si fanno pericolosi su azione d'angolo, con un colpo di testa ravvicinato che costringe Mercorelli alla respinta in tuffo. E soprattutto al 13esimo, con i laziali a un passo dal gol del sorpasso, con Rocchi che fa partire la conclusione a giro dal limite, ci mette letteralmente il guantone Mercorelli, che salva i suoi. Soffre ora il Pineto, che rischia tantissimo al 25esimo. Ripartenza velocissima di Manari e Flores con la difesa scoperta. Si tuffa alla disperata Mercorelli, che ci arriva con la punta delle dita. Poi i biancazzurri recuperano su Flores appostato all'altezza del secondo palo. Brividi per i locali, che si rifanno subito dopo la mezz'ora. Al 32esimo della quercia crossa per Mininkleri, il colpo di testa da due passi del fantasista, che non riesce a perfezionare in rete. Sfuma così una grandissima occasione per i biancazzurri e dal possibile 2-1 per i padroni di casa al sorpasso del Fiuggi è un attimo. Passano infatti due minuti e al 34esimo, su azione d'angolo, il direttore di gara Dorillo sanziona un fallo in area di Di Giacomo, assegnando al Fiuggi il secondo rigore di giornata. Tra le proteste biancazzurre per un fuorigioco che vizierebbe l'azione, dal dischetto Flores è perfetto e spiazza Mercorelli per il 2-1 laziale. Ma il Pineto non ci sta e con orgoglio e determinazione nel finale, al 46esimo, trova il pari con un gran diagonale ad incrociare di Mininkleri, che regala il pareggio ai biancazzurri e fissa il risultato sul definitivo 2-2. Pineto e Fiuggi si spartiscono la posta in palio e rimangono a braccetto in classifica. Mister Amaolo, una gran bella partita, due grandissimi gol, è terminata 2-2. Sei soddisfatto del risultato o qualcosina in più forse meritava il Pineto? Il risultato bisogna sempre accettarlo. Per quanto riguarda la prestazione, sicuramente nella prima frazione abbiamo fatto molto bene. Forse meritavamo andare all'intervallo 1-0, perché abbiamo avuto un buon possesso palla, siamo resi pericolosi in prima circostanza. Un errore ci è costato un po' il rigore, quindi, ma nell'intervallo sull'uno pari un po' moralmente la squadra ne ha risentito. Nel secondo tempo abbiamo sofferto perché è venuta fuori il Fiuggi, ci ha messo in difficoltà, è una squadra che ha buona individualità e abbiamo sofferto. Poi c'è stata questa missia al rigore, abbiamo avuto la cattiveria giusta per trovare questo pareggio, secondo me in modo meritato. Ci è mancato un po', forse un po' di esperienza, qualche giocatore di fisicità sulle palle alte, magari sui calci piazzati un po' qualche difficoltà ne abbiamo avuto, però la prestazione di chi ha sostituito gli assenti secondo me è stata buona e siamo questi e abbiamo un gruppo affidabile in tutti i reparti, dobbiamo andare avanti e cercare di fornire prestazioni importanti come oggi. La strada è lunga, quindi adesso arriviamo alla sosta, cerchiamo di recuperare qualche giocatore, recuperare un po' di energie fisiche e mentali, poi il rush finale
Ha fatto di 10 partite dove dovremmo dare il massimo e adesso è il momento di staccare la spina e poi vedremo la ripresa del campionato. Beh, il risultato credo sia giusto per quello che si è visto in mezzo al campo. Naturalmente loro hanno avuto un approccio diverso, forse un po' più forte del nostro, hanno trovato un grandissimo gol dopo 4 minuti, hanno creato anche altre due palle gol al primo tempo. Noi abbiamo comunque giocato la nostra partita e devo fare i complimenti ai ragazzi, perché prendere gol dopo 4 minuti a Pineto con una squadra così forte non è facile da subire, ma hanno avuto una reazione veramente importante, hanno continuato a giocare, hanno continuato ad esprimere un buon gioco e nel secondo tempo sono rientrati in una condizione mentale secondo me molto forte e molto migliore dell'avversario, e credo che il secondo tempo i miei ragazzi hanno fatto veramente un'ottima prestazione e secondo me meritavano qualcosa di più, visto che insomma il gol l'abbiamo preso nei minuti di recupero. Il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile. Naturalmente non giochiamo sulle altre, perché giochiamo sui nostri pregi e soprattutto sui nostri difetti, cerchiamo di analizzare tutto quello che di buono sappiamo fare e soprattutto di limitare, diciamo, le nostre difficoltà, le nostre carenze.